Ciao a tutti, sono ciao. Insieme a Tania e c'è anche la piccola Violante. Ciao Violante, saluto a tutti. Siamo qui ad Ostia per un evento di beneficenza organizzato da Mauro Maiolli, mio grandissimo amico e compagno di avventure e di corse. E niente ragazzi, correrò per circa 40 km, vi farò compagnia nell'ultima parte. Mauro correrà per 100 km e io farò gli ultimi 40 con lui per dargli supporto. C'è un po' di gente, però è una bellissima giornata. Violante saluta tutti. Ciao. Ciao, è molto attiva in questo momento. Mi hanno accompagnato loro e niente, tra poco se ne vanno. Andiamo a donare intanto qualcosa, vi spiego meglio poi l'evento di beneficenza al quale stiamo partecipando. Andiamo. Ciao. Posso aiutare? Sì, vorrei fare una donazione. Grazie. Guarda, puoi usare i nostri gadget, puoi scegliere tra i nostri okay. gadget. Ok. Prendiamo una pallina di Natale. Una pallina di Natale. Faccela vedere. Bellissima. Oh. Eccola. Perfetto, grazie mille, grazie a voi. Allora, buongiorno a tutti, io sono Massimo Ciarpella e sono il presidente dell'associazione Ollus insieme a Giordano. E oggi stiamo facendo questa bellissima iniziativa in collaborazione con Mauro Maiolli, che sta facendo questi 100 km per noi. E sono venute tantissime persone che stanno correndo, tantissime persone al nostro stand dove insomma abbiamo... Eccolo lì, pieno di cose. Il nostro merchandising che noi insomma proprio vendiamo per cercare di ottenere questi fondi da destinare ai bambini. Ok, e... infatti volevo chiederti la domanda, sì. Come vanno destinati questi fondi? Allora, e noi aiutiamo tantissimi bambini in tutta Italia, aiutiamo bambini con gravi disabilità e bambini purtroppo con malattie più brutte come tumori e leucemie che sono dichiarate al Bambin Gesù. Noi paghiamo fisioterapia a tanti bambini che magari avrebbero bisogno di diverse ore di fisioterapia, ma magari lo Stato non ti riconosce, perché dietro lavorando con questa associazione ho scoperto un mondo veramente che questi bambini e queste famiglie veramente sono lasciati soli a volte. Ok. Poi quando c'è una malattia più grave purtroppo tante famiglie lasciano il lavoro per stare appresso ai figli, perché quando tuo figlio lotta tra la vita e la morte sono situazioni particolari, sono... quindi poi dopo subentra anche il danno economico. Sì. Quindi queste famiglie veramente sono lasciate sole. Noi abbiamo conosciuto bambini che venivano da Taranto, dal sud Italia, che devono venire a fare la chemioterapia a Roma, magari vengono una volta al mese e non hanno anche i soldi per poter mettere la benzina, quindi noi sosteniamo i viaggi di tantissimi bambini che vengono al sud Italia. Complimenti per quello che fate, quindi, guarda, è davvero sì, un bel lavoro. Grazie. Com'è nata questa Onlus? Allora, la Onlus purtroppo nasce da un grande dolore, la perdita di mio figlio Giordano nel terremoto del 2016. Quel giorno noi eravamo in vacanza là con tutta la famiglia e alle 3:36 di notte c'è stato il terremoto. Cavolo. E purtroppo Giordano non ce l'ha fatta neanche mia suocera. Mamma mia, allora, non lo so neanche immaginare. Già, e siamo usciti da là sotto, ora sotto i macerie, mia moglie e l'altra mia figlia, e grazie a lei abbiamo reagito, perché abbiamo il dovere di reagire soprattutto per lei. E abbiamo pensato dopo di creare questa associazione, proprio per ricordare il nostro figlio e vedere il sorriso di mio figlio in tutti i bambini grande. Che aiutiamo. E devo dire che in 3 anni abbiamo fatto veramente dei miracoli, perché in 3 anni un'associazione composta da amici, senza fondi statali, abbiamo donato in questa settimana con i bonifici che abbiamo fatto, abbiamo superato i 200.000 euro. Mamma mia, quindi, complimenti. Una casa grande, anzi invito tutti ad andare sulla nostra pagina Facebook. Assolutamente. E Instagram, sì. Associazione Ollus insieme a Giordano, e veramente abbiamo un grande seguito, perché poi siamo trasparenti e facciamo vedere a chi doniamo questi soldi. Abbiamo aiutato più di 30 bambini in tutta Italia. Guarda, e... se potessi ti abbraccerei in questo grazie. Momento, guarda. Abbraccio virtuale, guarda. Assolutamente, lo no. faccio. Quindi, complimenti per grazie. Tutto quello che fate e per metterci il cuore. Grazie. Ragazzi, donate, c'è il link qui sotto nel video. Grazie, grazie ancora. Grazie. Grande. Poi ti lascio dopo, tu corri sì. adesso? Sì, sì, adesso corro con Mauro e faccio okay. gli ultimi 40 quei... km con lui. Faccio. Ok, ah, gli ultimi 40? Sì, sì, li do allora, supporto, okay, alla fine... li so vicino. Ok, ti lascio poi un po' delle locandine, delle cose, del materiale. Ok, okay. Grazie. Grazie, grazie a te, caro. Complimenti per quello che fate. Grazie, grazie. Niente. Ok.
Ok ragazzi, mi sono stufato di aspettare, mancano 10 minuti, io intanto inizio a correre e li vado a riprendere. Andiamo, facciamo partire il Garmin, inizio questi 40 km, andiamo. Bello Mauro! C'è pure Antonio. Eccoci. Com'è? Come stai? Bene, bene. Quasi 60? 49,6. Grande! Prima era pieno di gente. Sì, sì, ho visto, ho visto. Grandissimo Mauro. Bello, bravo, bellissima cosa. Forza, eh? Ecco, sono ripartiti Antonio e Mauro, i loro 100 chilometri. Io sono al 6° chilometro e loro sono al 65esimo, scusate. 65 e 4. Non frega 400 metri, 65 e 4. 65 e 4. Mauro, raccontami un po' perché stai correndo questi 100 chilometri. Praticamente con Antonio questo settembre abbiamo fatto il cammino naturale dei parchi. Sono uscita a Endurance di 430 km e siamo passati dentro i paesi colpiti dal terremoto del 2016. Questa cosa ci ha toccato profondamente, quindi in essenza di gare volevamo fare un progetto per raccogliere fondi in favore delle popolazioni terremotate. Parlando con un amico sono venuto a conoscenza che un ragazzo di Roma, dell'età nostra, che lavora all'aeroporto di Fiumicino, quella notte perse suocera e figlio di 4 anni, Giordano, e ha fondato una Onlus che si chiama Insieme a Giordano. Abbiamo preso la palla al balzo, sono riuscito a contattarlo e abbiamo creato questo evento per raccogliere fondi per la loro donazione, per la loro fondazione. Bellissima iniziativa, bravi ragazzi. Grazie, bravo Antonio. Grazie, io bello. Sono solamente a supporto di Mauro. Vabbè, no, è un onore per me, quindi siamo tutti a supporto, siamo tutti a supporto di Marcoci. Siamo tutti a supporto di questa bellissima iniziativa. Esatto, queste sono le belle cose. Esatto. E ragazzi, io vi dico che c'è il link qui sotto in descrizione al video e donate, è un bellissimo progetto. Eccoli al ristoro del 70° chilometro. Massaggia lì sotto, massaggia dove ti fa male. Massaggia. Mamma mia, lasciami, lasciami. Eccoci ragazzi, io sono al 20° chilometro e loro due, Mauro e Antonio, sono all'80° chilometro. Alla nostra sinistra c'è un bellissimo tramonto. Eccolo!
Eccoci ragazzi, loro proseguono. Grandi 80esimo chilometro, 81esimo. Siamo ripartiti dal ristoro al porto di Ostia e ripartiamo per un altro giro da 10 km. Facciamo 5 km ad andare e 5 km a tornare. E grandi, stanno andando bene. Mauro ha qualche problemino con i crampi, però ci sta. È normale, adesso piano piano andiamo avanti. Ciao! Il mio lavoro in questo momento è spronarli e stargli vicino in caso di bisogno. Quindi il mio lavoro per oggi è supporto al 100% per questa loro grande impresa di beneficenza. Bene, va bene. Ciao a tutti. Dai. Sono ripartiti per il 90esimo chilometro. Eccoli, Mauro e Antonio, grandissimi. Io sono solo al mio 30esimo e stiamo proseguendo piano piano fino alla fine. Come va, Mauro? Bene, meglio di prima. Bene? Assaporo grandi. L'arrivo, quindi quasi finita. Dai, 5 chilometri. Dai, dai, grazie Robby dell'aiuto. Pier Giordano, sempre. Ultimi 5, fino alla fine. Sì. Andiamo, dai, forza. Bravi! Bravi! Grandi, grazie! Grande! Vai, 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 vai! Facciamo scarico! Un chilometro di scarico! Oggi abbiamo incassato 3.000 euro al banco! Più 2.400 raccolti da Mauro! Oltre 5.000 euro che saranno destinati ai nostri guerrieri! Bravi! Bene ragazzi, questa giornata di insegna della beneficenza è finita. Io vi invito a, come sempre, a seguirmi su Facebook, Instagram, Strava, ovunque volete. Qui sotto trovate tutti i link per l'Onlus insieme a Giordano per donare un qualcosa. E niente, seguite Mauro, Antonio nelle loro avventure. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buone corse. Ciao ciao.